Amici, salve a tutti, spero tutto bene. Oggi assieme dobbiamo fare proprio, visto che è estate, non ci abbiamo la necessità di rinfrescarci, la necessità di mangiare qualcosa di buono, la necessità di fare qualcosa di veloce, perché figurati col caldo, stai qui e cucina, ma te pare? Facciamo un frozen yogurt, il tanto desiderato frozen yogurt, lo facciamo in casa e lo facciamo con ben due gusti, uno alla pesca, uno ai frutti di bosco, ma vi dico già che volendo si può fare con tutta la frutta che preferite. La preparazione è molto semplice e adesso ve la spiego ovviamente mentre passano le clip. Dovete prendere dello yogurt intero, io ho scelto il classico yogurt bianco naturale, lo dovete mettere nelle vaschette del ghiaccio e lo congelate, proprio questa ricetta è anche senza cottura, perfetto! Mettete lo yogurt in congelatore e lo fate ben solidificare. Nel frattempo prendiamo la frutta. Io ho scelto, scusatemi, non solo pesche, ho scelto pesche albicocche per fare il gusto un pochino tipo aranciato, che ricorda, cioè che è molto estivo, e invece un gusto forse un pochino più tipo alpino, perché dalle mie parti i frutti di bosco in questo periodo sono di stagione, e anche con questi facciamo un gusto straordinario. Prendiamo la frutta, la tagliamo a pezzi, io ho scelto solo per questioni estetiche di togliere la buccia alle pesche, perché almeno così abbiamo un colore più aranciato e meno rossiccio, ok, perché altrimenti la pesca potrebbe, ecco, interferire da quel punto di vista, e distribuiamo i pezzi di frutta su un piatto con carta forno e ovviamente li mettiamo in congelatore. Stessa cosa lo facciamo con i frutti di bosco. Ragazzi, dobbiamo aspettare 4-5 ore per poi fare un ultimo passaggio e il nostro frozen yogurt è pronto. Quindi prendiamo lo yogurt congelato, i frutti congelati, magari prima facciamo quello a frutti di bosco, quindi yogurt, frutti di bosco, un goccino di acqua e un po' di zucchero a velo se vi piace, piuttosto che sciroppo d'agave, piuttosto che miele. Frulliamo il tutto e otterremo questa consistenza abbastanza cremosa e quasi spatolabile. Trasferiamo, per dare proprio quel senso da frozen yogurt, in una sac à poche con beccuccia stella e lo mettiamo nei bicchieri. Decoriamo ovviamente con un pochino di frutta fresca. Per bilanciare, perché i frutti di bosco sono già abbastanza acidi, quindi io ho preferito mettere l'acqua. Però nel caso dell'albicocca e della pesca, per riequilibrare magari un pochino i sapori, ho preferito aggiungere un pochino di succo di limone. Vedrete che ci starà molto bene. Anche qua zucchero a velo, frullata, e appunto si mette nella sac à poche e si guarnisce con frutta fresca. Questa era la ricetta difficilissima, spero un sacco che vi gusti, ma sono certo di sì, e soprattutto sarà molto piacevole a fine pasto, soprattutto a merenda, degustare questa goduria che contrasta molto bene il caldo di questi giorni. Se provate a fare questa ricetta, magari taggatemi, e sappiate che su Instagram trovate anche altre ideuzze super veloci che magari qua su YouTube non trovate. Avrei un'ultima richiesta, giuro che è l'ultima, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, e invece sul blog troverete la ricetta scritta e anche altre ricette che ho fatto fino ad adesso. E noi come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.